Eccoci qua rientrati in studio, ultima parte di prima parte della nostra trasmissione. C'è un telespettatore che si è messo in contatto con noi durante la pubblicità, dovremmo averlo in linea. Buonasera, il suo nome gentilmente, da dove chiama? No, è caduta la linea, vediamo se la regia riesce a recuperare questo telespettatore che voleva intervenire sulla questione. Ecco, invece, siccome abbiamo parlato appunto di tutte le problematiche che ci sono legate a questo passaggio, diciamo così, di testimone, no? Ecco, in quest'ultima parte. Secondo me sarebbe interessante capire quali sono le soluzioni, cioè nel senso si è parlato la possibilità anche di una nazionalizzazione, Pontelli, Ma guarda, cosa io. vorrebbe dire, no? Se ArcelorMittal dovesse dire tanti Io saluti. francamente spererei che arrivassero ad un accordo, reinserissero lo scudo penale, che l'Axelor si impegnasse a rispettare i patti per quanto riguarda gli investimenti ambientali e poi acquisisse l'acciaieria. Questo è il mio grosso augurio. Nel caso in cui questo non avvenisse, sarebbe una sciagura. Il mio amico ingegner Panetti mi ha suggerito che bisognerebbe che nascesse un consorzio di aziende metalmeccaniche che sottoscrivessero una quota azionaria dell'ILVA e la gestissero loro, che è una cosa meravigliosa, ma che penso sotto il profilo anche gestionale sia impossibile. Il problema sono le alternative che vengono proposte adesso. Si è parlato di cassa depositi e prestiti. Follia più assoluta perché la cassa innanzitutto non può investire in un'azienda in prestito, in un'azienda in debito che perde per proprio elemento statutario. E poi francamente mettere i soldi degli risparmi postali in un'azienda così ad alto rischio non la troverei una soluzione molto intelligente. Consorzi che si formino per subentrare ad ArcelorMittal, ma il problema è. Noi con questa gestione abbiamo buttato in un tombino la nostra credibilità. In un tombino. La nostra parola vale zero, perché noi firmiamo un contratto, non siamo in grado paradossalmente di far rispettare gli step, ammesso che ci fossero stati, e per di più togliamo un fattore del contratto. Per di più, facciamo un contratto con un errore di base fondamentale, che è quello che aveva poi, tra l'altro, sottoposto ad una verifica della Corte Costituzionale, cioè il fatto che questa norma, questo scudo penale, non avesse le caratteristiche di generalità ed astrattezza che deve avere ogni legge, perché era specifica per questo settore. Allora si era fatto così e fu un errore. Fu un errore, bisognava fare una legge generale che permettesse in situazioni così gravi che chi subentrasse all'interno di un percorso di riorganizzazione e di rimodulazione dell'impatto ambientale valesse per tutti. Ed è questo, speriamo, io giuro, spero che rimanga l'Axelor. Cusumano. Ma sinceramente, insomma, ne ho sentite tante, alcune cose condivido che hanno detto, altre non le condivido per niente. Per quanto riguarda lo scudo penale, è stato definito anche dai PM che stanno indagando che di fatto non è quello il motivo per cui ArcelorMittal vuole abbandonare l'Italia, ma sono legate a dei problemi che hanno loro di produzione che non riescono a portare avanti. Credo che mettere uno scudo penale sia quanto di più orribile si possa fare nel rispetto di tutti gli altri imprenditori e tutte le altre aziende che ci sono in Italia. Credo molto di più invece in quello che è stato fatto. È lì vicino a guardarti, a capire appunto quali possono essere le problematiche e creare un piano industriale. Di fatto noi del Movimento 5 Stelle avevamo fortemente gioito una volta visto il primo piano di proposta appunto di Mittal. Di fatto questo è stato disatteso e c'è poco da fare. Noi in questo momento possiamo sperare che ArcelorMittal si metta in linea e decida di prendere a cuore l'azienda, ma è una speranza. Di fatto io credo che si passerà attraverso un commissariamento, ci sarà un cambio di gestione molto probabilmente, perché da quello che è il panorama generale, ma questa è sempre una visione che abbiamo, perché le carte firmate poi dai dirigenti di ArcelorMittal non dicono questo, dicevano tutt'altro, ovvero dicevano di volersi impegnare in questa azienda, ma appunto, come avete fatto notare prima, gli spostamenti a livello europeo, mondiale che stanno facendo delle loro aziende, nulla lascia presagire del fatto che loro vogliano restare in Italia. E questo, voglio dire, vorrei sottolineare una cosa.
il governo non ci sta facendo brutta figura, secondo me ci sta facendo brutta figura questa azienda che non ha rispettato i piani che essa stessa ha sottoscritto col nostro governo. E noi dobbiamo essere vicini a Conte, perché è facile attaccarlo in questo momento, è molto più facile dire a un imprenditore sarebbe bello lasciargli fare quello che vogliono, ma non è così che funziona nella vita reale. La vita reale è formata di regole. E in questo momento io sono molto vicino a quello che è il piano di Conte, e se c'è bisogno di dare una mano anche attraverso Cassa Depositi e Prestiti per riuscire ma a migliorare questa ho capito, ma puoi. La possibilità ma è contro l'elemento statutario della Cassa Depositi e Prestiti, ma fareste un'azione penale. Voi che siete gli stessi che mi state dicendo di ma mettere uno scudo penale, lei poco fa l'ha detto, di mettere uno scudo penale, adesso non trova la possibilità per cui una parte dei beni degli italiani vada ad aiutare gli stessi italiani. Perché ma certo che non puoi, è un reato penale, Cassa Depositi e Prestiti allora, non può essere utilizzata fiscale, per allora investimenti in perdita. Lo scudo penale doveva essere ma fatto scudo penale secondo è una norma logica. È una norma stabilita dal potere esecutivo. La Cassa Depositi e Prestiti è un elemento finanziario e non si può attaccare era il premier uno alla volta, per piacere, uno alla volta. Non si può attaccare un premier che sta cercando in tutti i modi di salvare questa situazione. È lui che ha creato questa situazione. Secondo me l'ha creata ArcelorMittal, non noi, perché si è fatto lo scudo penale. Ma per piacere, abbiamo un telespettatore che vuole intervenire, sentiamo che cosa vuole dire. Buonasera, il suo nome da dove chiama gentilmente? Ernesto da Padova. Buonasera signor Ernesto, prego. Vorrei suggerire a voi l'attenzione per la conversione dell'acciaio che è in crisi, non è più utilizzato dalle industrie, perché ci sono delle nuove produzioni di leghe più avanzate e più leggere come espansione produttive. Per esempio, che sostituisce l'acciaio, il titanio, il carbonio, l'alluminio e le materie plastiche. Praticamente ci sono delle nuove produzioni automobili, aerei, navi, elettronici vari. Praticamente per salvare i posti di lavoro e della salute basta fare la conversione di questa industria. Chiarissimo. Poi in attesa. Chiarissimo, chiarissimo signor Ernesto. Sentiamo, allora, Alessandro Manera, come rispondiamo al telespettatore? Beh, allora, in questo caso, in questo tipo di azienda, ripeto, per quello che ho detto prima, sull'acciaio primario, l'acciaio secondario, il secondario sarebbe riconvertibile ad altre lavorazioni di metalli diversi, il primario è impossibile, cioè è nata per produrre acciaio questa azienda, cioè vuol dire farne un ex novo, quindi non è possibile. Però io torno anche alla parte precedente. Io veramente, questo per me è un fatto molto anche strano, perché cosa dovremmo fare? Beh, dovremmo intanto ritornare a essere credibili a livello mondiale, perché quando si insulta anche proprio un player mondiale come questo, cioè non ci si fa bella figura. Allora, mediaticamente bisognerebbe, perché c'è anche un'azione della politica da questo punto di vista di attaccare, dar la colpa, ma se non c'erano loro cosa succedeva? Se non veniva, se non, cosa succedeva? Cosa chiudeva oppure arrivava qualche altro mezzo bandito che la comprava e poi cominciava a spezzettarla e così. No, allora è venuto un player mondiale, bene, l'abbiamo voluto, rispettiamolo, anzi chiediamo un po' scusa per l'attacco di qualche politico ultimamente che lo sta vuole andare. Dai, una alla volta. La norma esiste, si chiamano deroghe. Deroghe si fanno quando qualcuno ha un bar, deve fare il bagno, non è che lo si chiude la sera mattina, si dà una deroga finché si mette a posto, lo si fa nelle piccole cose, chiaramente questa è una cosa molto più grande, quindi esiste, cosa diversa che l'amministrazione di un comune vada a dare soldi a un bar perché gli costruisca il bar, che costruisca il bagno, questa è la differenza, ok? Chiaramente si parla di cose molto più grandi, ma è esattamente questa la differenza, la funzione pubblica non è quella di finanziare un privato per fare business, è quella di dargli le norme per arrivare a mettere, cioè esiste, guardate, si fa con un bar quando non ha il bagno per i portatori d'egno, si fa una deroga e poi ma non è che si finanzia per costruirlo il bagno, ma ragazzi, ma un minimo di, e ripeto, se va via ArcelorMittal, una delle aziende più serie al mondo dell'acciaio, guardate che non verrà nessun altro, e per nessun altro settore, perché scacceremo quello che è una delle più grandi aziende al mondo, lo cacceremo.
Sì, beh, certo, ArcelorMittal è l'azienda che produce quantitativamente maggiore generale, produzione di acciaio. In generale daremo l'immagine di un paese che non può accettare grandi player mondiali. Come potrà domani mattina la Apple, la Microsoft venire a produrre in Italia o questi qua? Ma dicono, ma cos'è il paese della la Repubblica delle chiarissimo, Banane? Chiarissimo, chiarissimo, cioè, ma c'era Antonietti che voleva intervenire. Sì, guardi, io stavo cercando le dichiarazioni dell'amministratrice delegata di ArcelorMittal, che diceva sostanzialmente che già 4 mesi fa questi avevano detto che avevano finito la spinta finanziaria per sostenere la produzione a Taranto e di conseguenza stavano mettendo in atto una serie di strategie sostanzialmente. Poi ripeto, se non gli si dava questa scusa era meglio, però continuare a sostenere come fanno gli elementi dell'opposizione per dare contro al Conte, loro Presidente del Consiglio fino all'altro ieri. Non mio, non di certo. Secondo me ha anche fatto una bella cosa, è andato a metterci la faccia 2 settimane fa e io l'ho molto apprezzato, perché di fronte ai Mattei vari di destra e di sinistra, una bestemmia di Renzi, ma nei confronti dei Mattei che, come dire, si sono sempre squagliati tutte le volte che c'era una situazione impopolare, è andato a affrontare di faccia questa situazione e se la sta gestendo. Ripeto, una situazione che viene fuori da 20 anni di errori, forse anche di più, visto che bisogna ragionare se è stata una scelta così intelligente fare certi poli industriali a 4 passi da città come Venezia, come Taranto, ma a parte questo, voglio dire, rispetto a situazioni di questo tipo, la politica italiana di nuovo dà proprio quel senso di disunione, di incapacità di prendere delle posizioni serie e di dire a questa impresa, no? Siamo capaci a fare i bulletti con i 40 extracomunitari che sono in barca di fronte al porto. Non facciamo, per piacere, non facciamo la politica, ma creiamo tanto capaci a fare i bulli con i più deboli, poi quando ci troviamo i forti ci troviamo il cappello, bisogna capire, ci inchiniamo e gli facciamo fare quello che voglio. Bisogna capire se in Italia è ancora possibile una produzione di acciaio che sia competitiva. Questo è un fatto, ma questi questa è la cosa importante. Non hanno partecipato a una gara d'appalto dove hanno sconfitto un altro concorrente che adesso non c'è più perché era un cartello che si è disunito. E hanno firmato un contratto in cui lo scudo penale non era previsto, ok? Non era previsto, si sono presi degli impegni e non li stanno rispettando. E noi di fronte a sta roba qua, questi ci fanno vedere la bandierina e noi corriamo dietro la bandierina. Perché la questione dello scudo penale, la bandierina, i problemi sono altri. Questi vogliono licenziare 5.000 persone. Perché loro hanno detto quali sono le condizioni per cui rimangono. Certo, chiarissimo. Il tempo è tiranno. Allora, siccome succede un fenomeno, passiamo da un problema così grande, invece è un problema molto banale, il ministro dello sviluppo economico ha fatto il contratto con la Mittal, si è inventato di fare un partito. Allora abbiamo fatto Calenda, è vero. Uno dei tanti. Avanti. E punta ad avere il 10%. Allora abbiamo associato un po' gli ultimi avvenimenti politici e possiamo farli vedere. Certo, il contributo 12 per la regia. In Italia ci sono 2 partiti neonati. Italia Viva di Matteo Renzi. Ah no, c'è la proliferazione di partiti. Dell'ex ministro Carlo Calenda. Italia Viva e Azione sono simpatizzanti di ArcelorMittal. Calenda, ex ministro dello sviluppo economico, ha gestito l'accordo Ilva-Mittal. Londra, ArcelorMittal ha finanziato il partito laburista inglese per inspiegabile generosità, per la modica cifra di 3,5 milioni di euro. Cicerone, cui prodest e Mittal, a chi giova? Allora, sono quelli che si stanno. Aveva ragione comunque, una parte di ragione ce l'aveva sicuramente l'intervento telefonico, perché noi forse ci dimentichiamo, sulla conversione dell'acciaio credo sia assolutamente d'accordo con lui, non si può riconvertire, ma noi non ci dimentichiamo talvolta che qui a Quarto Veltino abbiamo uno dei top player della produzione di fibre di carbonio, che noi
lo diamo come per scontato. Ragazzi, qua noi è venuto giù il governatore della Baviera, ha proposto a questa azienda di venire armi e bagagli, scuole, di fare scuole italiane e di andare a vivere, perché le automobili utilizzano sempre di più il carbonio. Noi siamo già competitivi con le imprese, solo che purtroppo noi continuiamo a tassare, perché se lui fa il collegamento che siamo forti con quelli del mare, io posso dirvi che fino a quando noi non tasseremo la plastica importata e favoriremo la nostra plastica, certo, che viene prodotta in un modo sicuramente più ecocompatibile di quanto, certo, venga in quello schifo, certo, di Cina, noi continueremo ad ammazzare le nostre imprese e soprattutto, sfruttando il nostro know-how, non verranno gli stranieri a investire nel nostro know-how professionale ed industriale. È come il discorso, questo non è relativo alla proprietà, perché lo stesso esempio ce l'abbiamo con la Tobin Tax. Il governo Monti mise la Tobin Tax, unico in Europa. Cosa fecero gli altri? Andarono via dalla borsa di Milano, si fecero qua da altre parti. Noi abbiamo veramente la logica del quartierino, non nel mio giardino, non in my backyard. Noi stiamo ragionando, e questa è la riprova, noi ragioniamo come se fossero, no, nel mio giardino questo non si fa, metto la tassa sulla plastica, bene, così favoriamo l'importazione di plastica di quarto ordine fatta con materiali scadenti per gli imballaggi. È intelligente questo? Che non paga la tassa. E in più mandiamo in crisi perlomeno 4.000-5.000 dipendenti, che sono il top della produzione di plastica in Europa, e li mandiamo e tra l'altro una tassazione che sarà aumentata dal 400% al 500%, vorrei sapere quale sistema industriale la possa reggere, e che avrà un valore sul singolo chilo di plastica prodotta dall'85% al 110%. La benzina è al 64%. Se secondo voi questo è far sviluppo, siamo veramente su marzo. Però attenzione, le parole sono parole, certo, sono bellissime, riusciamo a descrivere tutto il contrario di tutto. Chiaro. Io non vorrei avere un figlio che ha un tumore a causa dell'ILVA. Ma questo è chiaro, ma questo è evidente, che me lo metti in dubbio. Non ho finito. Allora, la politica deve vedere l'immediato, perché l'urgenza è importante, non si può chiudere una situazione e crearne una peggiore. Ma bisogna fare anche un progetto a medio e lungo termine, che è quello che abbiamo parlato prima in Germania. Dobbiamo imparare a programmare e a progettare il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. Assolutamente d'accordo. Noi abbiamo tutte le tecnologie in Italia, le esperienze, i professionisti, e poi lo vanno a fare in giro per il mondo per bonificare, sistemare, allineare. Abbiamo tutte le tecnologie. Il problema è che non puoi fare piani industriali se non hai la certezza degli step che fai, perché economicamente diventano insostenibili. Allora, però io dico anche una cosa, ma chi doveva verificare se l'ILVA inquinava o no? Vogliamo dirlo chi doveva verificare? Chi lo fa in Veneto? L'ARPAV. L'ARPA. Ma ce lo ricordiamo delle telefonate di qualche presidente di regione che telefonava, ci ricordiamo queste cose. Le do perfettamente ragione, perché il Ponte Morandi al Ponte Morandi hanno tolto i controlli, li hanno spenti, e quindi il Ponte Morandi, se cadeva, se no. Però ci ricordiamo chi è che ha istituito il registro dei tumori in Puglia, dimenticato dall'ultimo governatore di centrodestra, e chi è che ha dato gli strumenti all'ARPA regionale pugliese di intervenire su queste cose? Perché vorrei ricordare, perché mi pare che la smemoratezza sia da altre parti, che tutta la vicenda di Taranto è nata proprio perché a un certo punto la regione, 7-8 anni fa, ha avuto gli strumenti per indagare queste situazioni, e da lì è nato il gran casino, perché prima non c'erano. Prima che arrivasse Vendola, queste robe qua non c'erano. Io non sono un gran difensore di Vendola, per cui all'epoca Vendola in Puglia è stato, come dire, tacciato di essere quello che si metteva contro il lavoro, le imprese eccetera, perché aveva istruito le commissioni. Questo non toglie che la gente muore di tumore, muore di tumore, però come dire, si è cominciato, tu purtroppo per abbiamo pazienza, ma dobbiamo magna le ore, se la cosa chiediamo cortesemente, ringraziamo, certo, grazie, certo, a voi, ringraziamo i nostri ospiti, Alessandro Manera per essere stato con noi, grazie a Francesco Contelli, grazie a Roberto Tuninetti, e grazie a Giacomo Cusumano per aver partecipato a questa parte di TV7 Match. Andiamo in pubblicità, ma per i nostri telespettatori,
Subito dopo la pubblicità torniamo con la nostra rubrica. Un piccolo inciso, raccomandi, perché noi invitiamo sempre 5 Stelle, tu sei uno dei pochi che è venuto, passa parola, perché sennò facciamo la figura sempre di quello che ce l'hanno su con 5 Stelle. No, non ce l'avete su, lo so benissimo, anzi colpa nostra sicuramente. Grazie, grazie a voi. Allora un attimo di pubblicità, arriviamo subito col Memento, tra poco.